Benvenuto, Nicodemo. Non temete. Vi sta aspettando. Ho chiesto altre lanterne al proprietario di casa, ma ha detto che avrebbero attirato l'attenzione. Sì, io immagino di sì. L'occhio umano è attratto dalla luce. Non si può evitare, succede e basta. Sono molte le cose che ci attirano senza che ce ne rendiamo conto. E non sappiamo spiegarci perché accada. Grazie per aver accettato di incontrarmi. Grazie per aver cercato di aiutare Maria. Ma non ho fatto niente. Provarci era il tuo destino. Destino? Dovevo fallire miseramente l'esorcismo di uno spirito nel quartiere rosso. Se non fossi andato lì quel giorno, ora saresti su questo tetto? Io non so da dove cominciare. Ho così tante domande da fare. Perché non ci sediamo? Sì, certo. Nelle baraccopoli dell'est, molti predicatori erranti sono riusciti a radunare grandi folle grazie alla retorica e a una voce fiera. Anche io ho assistito ad alcuni dei loro comizi. Allora sai come sono. Ma non ho mai sentito nessuno di loro chiedere a un paralitico di alzarsi e camminare, come nel tuo caso. Ed è successo davvero. Quali sono le tue conclusioni? Io non credo che tu abbia agito da solo. Nessuno può mostrare i segni che mostri tu, a meno che Dio non sia con lui. Può farlo solo chi è stato mandato da Dio. Come hanno preso la tua idea alla sinagoga? Ah. Ed è per questo che siamo qui, a quest'ora. Altre domande? Che cosa vuoi mostrarci con la tua presenza? Un regno. Questo è esattamente quello che preoccupa tanto i romani. No, non di quel tipo. E di che tipo? Una sorta di regno che le persone potranno vedere solo quando nasceranno di nuovo. Nasceranno di nuovo? Sì. Sarebbe come una nuova creatura. Grazie alla conversione da pagano a ebreo. No, non è di questo che sto parlando. E come si nasce di nuovo? Spero non tornando nel grembo della madre, perché per me sarebbe un problema. Mia madre, che riposi in pace, è morta. In verità dico, a meno che uno non rinasca da acqua e da spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne. E quello che è nato dallo spirito è spirito. Quella parte di te, quella è la parte che deve rinascere a nuova vita. Come possono avvenire queste cose? Sei maestro di Israele eppure non riesci a comprendere. Ci sto provando, maestro. Lo so. Riesci a sentirlo? Che cosa? Ascolta. Cosa senti? Il vento. E come lo sai che è il vento? Perché lo percepisco e ne sento il suono. E sai da dove proviene? No. Sai dove è diretto? No. Ecco cosa significa nascere di nuovo nello spirito. Lo spirito funziona in modi che per te sono un mistero. Ma anche se non vedi lo spirito, sei in grado di riconoscerne gli effetti. La mia mente è consumata dal pensiero del clamore che tali parole scatenerebbero fra i maestri della legge. Sì, e non mi aspetto che vada diversamente.
Io parlo di ciò che conosco e di ciò che ho visto, e i capi religiosi non lo accetterebbero, lo so bene. È difficile da accettare. Oggi ti ho parlato solo di cose terrene. Eppure tu non mi credi. Come posso dirti le cose celesti? Io credo alle tue parole. Ho solo il timore che non riuscirai a dirne molte altre prima che qualcuno ti metta a tacere. Non sono venuto solamente per parlare, Nicodemo. Per i miracoli? Sì. Ma c'è anche più di quello. Ricordi quando i figli di Israele parlarono contro Dio e anche contro Mosè nel deserto di Paran? Sì, e volevano tornare in Egitto e maledissero la manna mandata da Dio. E poi? Furono morsi dai serpenti e molti morirono. Ma Dio gli diede un modo per poter guarire. Mosè sollevò il serpente di bronzo nel deserto. Il popolo doveva solo guardarlo. E così verrà innalzato il figlio dell'uomo, affinché chiunque creda in lui possa avere vita eterna. Il popolo non muore a causa dei morsi di serpente, muore a causa delle tasse e dell'oppressione. Mi dispiace deluderti, ma non sono venuto a liberare il popolo da Roma. Allora da che cosa? Dal peccato, dalla morte dello spirito. Dio ama talmente tanto il mondo da avergli dato il suo unico figlio, così che chiunque creda in lui non vedrà la morte, ma avrà la vita eterna. Così questo non c'entra niente con Roma. Sì, si tratta solo del peccato. Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicarlo, Nicodemo. Lo ha mandato per salvarlo, per mezzo di lui. È semplice come il serpente di Mosè sul palo. Chiunque creda in lui, perciò, non verrà condannato. Ma chi invece non crede è già condannato. Avevi mai sentito niente del genere? Quando ho visto Lilith, Maria, quel giorno, ho detto a mia moglie e ai miei studenti che nessun uomo poteva aiutarla. Solo Dio avrebbe potuto guarirla. E poi l'ho vista. Guarita. E eccoti qua. Il guaritore. Io per tutta la vita mi sono chiesto se avrei mai visto questo giorno. Seguimi e vedrai anche di più. Ti devo seguire. Unisciti a me e ai miei discepoli. Tra 2 giorni esatti lasceremo Cafarnao. Vieni a vedere il regno che sto portando in questo mondo. Ma io non... Hai una posizione nel Sinedrio. Hai una famiglia. E sei anche avanti con gli altri. E io ti capisco. Ma il mio invito è ancora aperto. Un invito a che cosa, con esattezza? A condurre una vita da nomade? O a rinunciare a quello che sono? È vero. Dovresti rinunciare a molte cose. Ma ciò che guadagneresti è molto più grande e più duraturo. Si tratta di un altro dei tuoi misteri, come la rinascita. Forse sì. Comprendo che i misteri possano essere difficili. Tu pensaci. Prenditi il tuo tempo. Noi partiremo la mattina del 5° giorno. Ci incontreremo al pozzo del quartiere sud, all'alba. Dici... È vero che il regno di Dio sta per arrivare. Cosa dice il tuo cuore? Il mio cuore è rigonfio di paura e meraviglia. E non mi dice nulla, eccetto il fatto che mi trovo sulla terra consacrata. Che...
ho detto, consacrato quello che... Io spero che tu venga con noi, Nicodemo. Non c'è bisogno di farlo. Che cosa fai? Bacio il figlio, affinché non si adiri e non perisca per la via.